giornata interamente dedicata allo spirito di squadra e alla sana competizione, il tutto bagnato con l'intramontabile gusto Coca-Cola. Sui campi del Salaria Sport Village di Roma si sono scontrati i ragazzi appartenenti alle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio per le finalissime regionali del torneo di calcio a 5 Coca-Cola Cup. Il progetto è nato con l'obiettivo di coniugare l'attività fisica all'educazione a valori quali il rispetto delle regole e il fair play. Alberto Tucci, del comitato organizzatore di Coca-Cola Cup. Tantissimi studenti qui nel Lazio, ma non solo. In realtà Coca-Cola Cup esiste in diversi paesi del mondo, solo in Europa ha coinvolto 1 milione di ragazzi in 12 paesi e in Italia siamo riusciti a far partecipare 175.000 ragazzi nelle prime due edizioni, con più di 1.000 istituti scolastici partecipanti. Sono numeri importanti che testimoniano l'impegno di Coca-Cola verso la promozione di stili di vita attivi e la pratica sportiva. Ad aggiudicarsi la vittoria 7 ragazzi dell'ITIS Don Giuseppe Morosini di Frosinone e 7 ragazze dell'Istituto Magistrale Santa Rosa di Viterbo. I vincitori avranno l'opportunità di trascorrere 3 giorni con i campioni d'Italia della Juventus, una full immersion nel mondo del calcio con la visita allo Juventus Stadium e la possibilità di partecipare agli allenamenti del settore giovanile. È anche un modo per conoscere gli altri, per confrontarsi, per insomma vedere anche i loro limiti, le loro capacità. Comunque lo sport ha questi valori che sono fondamentali, quindi sicuramente questo progetto è un progetto meritevole. Un'organizzazione seria, simpatica anche, e così dovrebbe essere lo sport. No, è stato un bel progetto, soprattutto perché ci siamo divertiti e insomma è stata una bella esperienza, mi ha fatto piacere.